Anno 1983, l'Italia di Marzorati, Riva e Dino Meneghin conquista l'oro agli europei. Anno 1999, l'Italia di Tanjevic ha la possibilità di bissare 16 anni dopo quel trionfo, però deve battere la Spagna di Rodriguez, Jimenez, Herreros, De Miguel e Reyes. Questo è il quintetto base per Coach Lolo. Dall'altra parte ovviamente l'Italia risponde con i soliti noti, quelli che sono riusciti nell'impresa di estromettere la Jugoslavia. Quindi avremo per Boscia, Tanjevic, De Paul, Fucka, Myers, Meneghin e Kjačić. Questo è il quintetto iniziale per un'Italia che sta sorprendendo qui a Parigi. Ormai tutti conoscono la forza del gruppo e soprattutto la forza della difesa di noi italiani. C'è anche il fattore Gregor Fucka. Fino ad ora meraviglioso l'apporto dell'ala centro della Fortitudo Bologna. De Paul però non converte. Fucka tenta subito la penetrazione e poi c'è la stoppata meravigliosa da parte del centro della Spagna. Guardate che cosa si è inventato Reyes. Meraviglioso. Non c'è assolutamente modo per Fucka di andare a segno di Reyes, che insieme a Dueñas sono un po' le colonne portanti della Spagna per quanto riguarda il gioco sotto le plance. 2-0-8, Kjačić, ragionare, ancora Meneghin nel ruolo di playmaker, poi Myers, ancora Myers, altro fallo. Inizio di partita condizionata dai falli. Vediamo il fallo di Herreros, l'unico fino ad ora ad aver segnato su azione. Bravo Myers comunque ad arrestarsi su una moneta. Tutto da rifare, Myers. Proviamo a ragionare con il cronometro, poi parte Myers e sono due. Spumeggiante Myers, mette la quinta, lascia sul posto il povero Herreros che non riesce neanche a prendergli la targa. Quindi due importantissimi di Myers per la Spagna, 0 per l'Italia. Fucka lascia Myers, attenzione Myers fuori, ci prova De Paul, non va la tripla, però c'è l'ottimo Fucka che ruota su se stesso, non muove il piede perno, intanto al posto di Kjačić, un po' appesantito dai falli, alza la parabola De Paul, ne mette due, però tantissime. Ora Meneghin si arresta, due per Meneghin. Reyes, palla fuori, la tripla lunga, contropiede per l'Italia. Myers, spinge Myers, penetrazione firmata Carlton Myers, altri due per l'Italia. Spagna in cortocircuito, non sbaglia mai Myers dalla linea della carità, una macchina. Già 7 punti con il 50% al tiro. Ecco il confronto tra Dueñas e Marconato. Enorme Dueñas, cercando di reagire. Confronto anche tra Fucka e Reyes. Jagalanda, preziosissimo elemento nello scacchiere di Boscia Tanjevic. Italia che invece ha un ottimo rapporto con i liberi. Herreros, più 14, sempre per l'Italia, le mani velocissime di Basile, poi riesce a rientrare molto bene Herreros, ci è andata bene, questa volta c'è l'errore, rimbalzo di Dueñas, parte Corrales, paio di finte, poi Corrales, la velocità, liberi per Dueñas, giocatore che ha sempre evidenziato qualche problema, la linea della carità, e infatti, primo libero, non va a segno. Enorme Dueñas, definito diamante grezzo, quale bisogna sicuramente investire. Meneghin, toccata la sfera, poi Myers. Quando Myers si arresta in questa maniera, 99 su 100, il risultato è canestro. 22 anni per De La Fuente, altro prodotto del basket spagnolo da tenere con grande osservazione. Esce Myers, Abbio preferisce fare tutto da solo, Abbio, picchio Abbio, anche se in virtù di un finale
po' in ribasso. Abbio. Ora De Paul. Alto tiro da tre. E con due bombe consecutive l'Italia scappa via nel punteggio. Andiamo a rivedere. Bravo De Paul. Due triple consecutive. Firmate Fucca e De Paul. E la Spagna deve nuovamente inseguire. Ora è bravo Della Fuente. Guardate, fa scudo col corpo. Blocchi Myers. Parte nuovamente Myers. Bella la palla per Kjaercik, che ne mette due. E c'è anche il fallo. Straordinario assist di Calton Myers. Prova il colpo pesante. E poi la palla finisce, non si sa come, nelle mani di Dueñas. Ora Corrales mette la quinta. E Fucca. Gregor Fucca. Stoppata monumentale. Aveva recuperato anche la sfera, per sua sfortuna è finito con i piedi oltre la linea bianca. Però che gesto atletico di Gregor Fucca. Ora Corrales. Bella la palla per Reyes. Più 10. Poco meno di due minuti alla fine. Corrales, ci crede ancora Corrales. Tentativo di Corrales. Bellissima conclusione di sportivo. Guardate Meneghin e l'abbraccio col padre. Ormai è tutto pronto per la festa azzurra. Mancano 7 secondi. Attenzione. Pronta l'invasione in campo della panchina azzurra. E l'Italia conquista l'oro ai campionati europei 1999. L'impresa azzurra. Calton Myers festeggia. Incredibile. Italia straordinaria. Finisce 64-56 per gli azzurri con 18 punti di Myers. Fucca, miglior giocatore dei campionati europei. 16 anni dopo l'Italia è campione d'Europa.